Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale, siamo alla prima giornata e siamo in compagnia di Yuri Guaiana, neo segretario dell'associazione Certi Diritti, che ricordiamo ha svolto da poco il congresso a Milano. E appunto gli chiediamo ovviamente com'è stato appunto questo congresso che lo ha incoronato, se possiamo dire, diciamo eletto ovviamente segretario, e poi appunto della richiesta che ho sentito, appunto era un argomento di cui si è parlato, la richiesta di far parte del Partito Radicale Transnazionale. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, il quinto congresso dell'Associazione Radicale Certi Diritti si è concluso la settimana scorsa, domenica scorsa a Milano. Come cito un nostro iscritto che è una colonna portante di Certi Diritti, Nicolino Tosoni, che ha detto: con questo quinto congresso Certi Diritti esce dalla prima infanzia. Mandiamo un salutino a Nicolino che è un mito. Assolutamente, ciao Nicolino, immagino sia anche qui, quindi poi lo vedremo e lo saluteremo. E adesso siamo qui al 39esimo congresso del Partito Radicale Non Violento Transpartito e Transnazionale con una richiesta, come giustamente dici tu, che è una richiesta che noi abbiamo avanzato da tempo, quella di diventare associazione costitutiva del Partito Radicale Transnazionale. È una richiesta che ha un senso profondo per noi, ma ha un senso per il Partito Radicale Transnazionale. Noi quello che vorremmo far capire è che siamo una risorsa per il Partito Transnazionale. Perché dico questo? Ma lo dico perché leggo la cronaca, che cosa sta succedendo oggi nel mondo. Giusto l'altro ieri Hillary Clinton è andata a Ginevra a celebrare la giornata mondiale dei diritti umani, e di che cosa ha parlato? Ha parlato dei diritti delle persone LGBT, dicendo: i diritti gay sono i diritti umani sono i diritti gay. Quindi per un partito come il Partito Transnazionale, che si occupa principalmente di diritti umani, dell'estensione dei diritti umani in tutto il mondo, ecco che il supporto di Certi Diritti, che non si occupa solo delle persone LGBT, si occupa dei diritti civili e delle libertà individuali in senso ampio, la prostituzione e mille altre cose, però con un nucleo forte impegnato sui diritti delle persone LGBT, questa è una grossa risorsa che va nella stessa direzione indicata addirittura dal segretario di Stato americano. E poi noi al quinto congresso, come tu hai ricordato che si è appena concluso, abbiamo eletto presidente onorario Francis, l'avvocato di David Kato in Uganda. E ricordiamo chi è David Kato. David Kato era il militante delle minoranze sessuali, come si dice là, iscritto a Certi Diritti ed iscritto al Partito Radicale Transnazionale, che ha militato, combattuto per i diritti e per la vita stessa delle persone LGBT in Uganda, ed è stato stesso ucciso dagli omofobi di quel paese che, ricordiamo, ancora ha in Parlamento depositato una proposta di legge che vuole introdurre delle pene severissime e addirittura forse la pena capitale per tutte le persone LGBT. Un paese in cui un giornale ha pubblicato 100 foto di persone sospettate di essere omosessuali con l'indirizzo, in modo da creare dei veri e propri pogrom contro queste persone. Peccato, allora ha combattuto per far sì che questa cosa non si ripetesse, per far togliere queste immagini dai giornali. Si è iscritto appunto al Partito Radicale Transnazionale, è andato in giro per il mondo a sostenere la causa dei gay, delle lesbiche, delle persone transessuali, bisessuali in Uganda, e ha pagato il suo coraggio, la sua forza con la vita. Noi nostro iscritto, un nostro militante, perché chi milita in Uganda è come chi milita in Italia, come chi milita in Giappone, in America, in qualunque parte del mondo, e per questo vogliamo appunto che diventare organo costitutivo del Partito Transnazionale, perché siamo transnazionali nel nostro DNA. E ancora, lo dirò poi nel mio intervento, che cosa ci dice oggi l'attualità? L'Africa è ancora al centro dell'attenzione, non c'è solo l'Uganda, c'è il Camerun, dove anche Amnesty International insieme a Certi Diritti sta diffondendo una petizione, un'iniziativa, una raccolta di firme, un invio di cartoline per far liberare
ben quattro cittadini camerunesi che sono stati arrestati per sospetta omosessualità, per il loro orientamento sessuale, a prescindere dal fatto che siano veramente gay o meno, solo per il fatto di essere sospettati di non essere eterosessuali, sono stati incarcerati e dovrebbero rimanere in carcere per 5 anni. E addirittura c'è in Parlamento una proposta di legge per far aumentare questa pena detentiva da 5 a 15 anni. Ma peggio ancora, l'urgenza più drammatica oggi è la Nigeria. In Nigeria c'è una legge che si chiama legge per la proibizione del matrimonio omosessuale, ma che è diventata nel corso del percorso parlamentare una legge che arriva a sanzionare con 14 anni di pena detentiva soltanto le manifestazioni di affetto per le persone, tra persone dello stesso sesso, e una pena detentiva anche per chi sostiene, non è omosessuale, ma sostiene in qualunque modo delle persone omosessuali nel loro essere. Ecco, questa legge ha già passato 3 sedute, è stata già votata per 3 volte in Senato e quindi approvata definitivamente in Senato, è stata proprio in questi giorni approvata in prima lettura alla Camera, nell'arco di 7 giorni ha fatto tutto questo percorso. Il rischio è che in 10 giorni Camera e alla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Nigeriana. Questa è l'urgenza più drammatica che noi, come Certi Diritti e spero anche come Partito Radicale Non Violento, Transpartito e Transnazionale, dobbiamo assolutamente impedire. Bene, Yuri, l'attività di Certi Diritti ovviamente è parallela alle lotte della comunità LGBT eccetera eccetera eccetera. Ecco, io volevo chiederti questo: secondo te, poi polemicamente nel congresso ho sentito che si deve aggiungere anche la E a questa serie sconfinata diventa un acronimo impronunciabile peraltro, ecco, secondo te non sarebbe il caso ormai di superare questa sorta di categorizzazione, in qualche modo questo spirito identitario un po' esasperato per cui ognuno ha la sua nicchia, ci sono i trans, ci sono tutti quanti gli altri, e veramente maturare l'idea, oltre che dirla, che questi sono diritti umani e basta? Assolutamente, questa è la nostra posizione. Intanto, oltre alla E, c'è da ricordarsi di aggiungere la I, quella degli intersessuali, che sono, quindi diventa ancora più intersessuali, mi trovano completamente sprovvisto di una motivazione, posso pensare all'Inter ma credo di andare fuori strada. Gli intersessuali sono quelle persone che nascono con entrambi gli organi genitali, quelli maschili e quelli femminili, e che spesso e volentieri ancora in Italia e nel mondo vedono riattribuita nella loro primissima infanzia, addirittura appena nati, un sesso, quindi con un'operazione chirurgica da parte dei medici, senza essere interpellati, quindi generalmente rischiando di creare quella che poi viene chiamata per i transessuali per esempio una disforia di genere, cioè magari attribuendo fisicamente un sesso che non è quello del genere percepito dalla persona in oggetto. Una tematica estremamente complessa. Ermafroditismo, esattamente, sì, ermafroditismo, esattamente. Però tu hai assolutamente ragione, noi stiamo andando proprio in questa direzione di superare gli steccati, e che però è quella la direzione in cui andiamo dalla nostra origine, perché noi facciamo una politica che è la politica dei diritti umani, esattamente come dice Hillary Clinton: i diritti umani sono i diritti gay e viceversa. Quindi noi ci occupiamo intanto non solo di matrimonio tra persone omosessuali, e io questo l'ho detto in congresso: non esiste il matrimonio tra persone omosessuali, esiste il matrimonio, punto. Questo matrimonio deve essere un contratto che non discrimina sulla base del sesso di uno dei due contraenti. Quindi la nostra battaglia non è una battaglia di nicchia, una battaglia di categorizzazione, è una battaglia per ampliare istituti che sono presenti nell'ordinamento giuridico italiano, ampliarli e renderli accessibili a tutti i cittadini, a prescindere non dall'orientamento sessuale ma dal sesso per quanto riguarda il matrimonio. E poi la nostra politica è una politica in generale contro la sessuofobia. La sessuofobia non riguarda solo omosessuali, lesbiche, transessuali, intersessuali, riguarda gli eterosessuali anche.